Si chiamava Elio De Angelis e aveva cominciato a correre nel mito di Jim Clark. Si era fermato proprio al volante della Lotus, la vettura che aveva regalato gloria e imperitura all'asso scozzese. In possesso di uno straordinario talento naturale, si era inserito di diritto nell'esclusivo club dei Top Drivers. Dopo sei stagioni di Lotus, De Angelis era approdato alla Brabham di Bernie Eccleston, chiamato a fare squadra con Riccardo Patrese. I suoi sogni, purtroppo, si sarebbero infranti definitivamente il 15 maggio del 1986, in seguito ad un incidente avvenuto sul circuito di Le Castellet nel corso di test privati. Con Elio si spegneva l'ultimo di una razza particolare, quella dei piloti e gentiluomini.